Vivere qui con lui beh, era la normalità, perché noi questa casa ce l'abbiamo dal 1969, ma io la prima volta che l'ho vista era in costruzione nel 1968 e non si capiva nulla perché erano solamente dei pilastri di cemento. E poi ci abbiamo passato tutte le nostre estati, sempre, quando ancora a scuola si andava a ottobre, quindi si arrivava a giugno e si andava via a ottobre, con qualche breve pausa per andare in campagna, ma insomma diciamo che si passava un sacco di tempo qua. E poi qui ci abbiamo vissuto per 2 anni nel 1976, dal 76 al 78, io avevo 14 anni. E andavo a scuola a Grosseto, al liceo classico Carducci Ricasoli. Prendevo il pullman alle 7 del mattino e andavo a Grosseto. Tornavo a casa, erano le 2, 2 e mezzo e non c'era un'anima viva in giro perché mio padre e mia madre dormivano il pomeriggio, per cui mi lasciavano un tristissimo piatto di pasta chiuso e che io non mangiavo quasi mai. E poi mi mettevo in camera, ascoltavo la musica, lui verso le 4 compariva. Mi spegneva tutto perché diceva che la musica non andava bene. Io ascoltavo i Pink Floyd, i Genesis, poi cantavo, non so, Baglioni a squarciagola, queste canzonette, studia, studia. Andava via, io studiavo 5 minuti e poi ripigliavo. Beh, mio nonno, era mio nonno per me, niente di più e niente di meno, nel senso che con noi, con me, mio fratello, mio cugino, è sempre stato un vero nonno, molto, molto presente con noi e ci ha sempre fatto giocare tantissimo. Qua a Roccamare soprattutto. Abbiamo passato delle estati bellissime dove giocavamo in piazzetta. Lui faceva il barista Manigoldo, come si definiva lui, che ci serviva delle pozioni fatte di zanzare, cimici e altri insetti, vendendocele come dei succhi degli elisir di lunga vita. E poi mi ricordo che giocavamo, andavamo un sacco in bicicletta, lui era molto appassionato del Tour de France, io quando ero piccolo erano gli anni di Pantani e quindi mi ricordo spesso che ci faceva le telecronache in giro per la piazzetta o intorno alla casa quando correvamo e simulavamo delle gare del Tour de France o del Giro d'Italia. Dove facciamo finta di essere Pantani, Cipollini o chi per loro. Diciamo che io da piccolo non mi sono mai accorto del suo mestiere e di quello che faceva perché non ce ne ha mai parlato e non ci ha neanche mai, come dire, imposto chiaramente né la sua né la letteratura di nessun altro. Ci ha sempre lasciato, ci leggeva da piccoli le fiabe di Calvino, quello sì, ma non ci ha mai imposto, diciamo, questa letteratura. In quegli anni io non capivo assolutamente nulla di mio padre, nel senso, non avevo idea che fosse uno scrittore noto, sapevo a malapena di tutte le sue avventure con l'articolo di Gheddafi che uscì molto controverso sulla stampa. Per me mio padre faceva un mestiere bellissimo perché era sempre a casa, non andava mai in ufficio. E il problema per lui era che appunto, siccome viveva la quotidianità come tutti noi, s'alzava, faceva colazione, poi mangiava, però lui era sempre concentrato, noi non lo capivamo, perché uno scrittore, adesso lo so, comunque pensa sempre al romanzo o al testo che sta componendo. Per cui quando arrivavamo, mia madre, io, mia sorella, a
a chiedergli cose, il più delle volte lui non ci rispondeva, chiudeva la porta dello studio, arrivederci e grazie. Siccome però aveva perso il filo di quello che stava pensando, a un certo punto ha istituito una specie di regola per cui quando lui girava in casa o fuori con un cappello in testa non gli si poteva parlare. Quando si toglieva il cappello, allora potevamo chiedergli qualsiasi cosa. E qualsiasi cosa voleva dire veramente qualsiasi cosa, cioè dal pane, burro e marmellata, alla passeggiata in spiaggia, alla nuotatina, ai tuffi, qualsiasi cosa. E addirittura quando io ero più piccola mi ricordo che avevo organizzato per me e i miei amici, io sono nata a luglio, e per il mio compleanno il 16 di luglio, una caccia al tesoro in pineta con tutti i bigliettini, gli indovinelli, aveva fatto tutto lui, ma per me era quello mio padre, non era altro. La prima volta che mi sono reso conto che mio nonno era uno scrittore anche abbastanza noto è stato in un momento tra l'altro piuttosto triste perché coincide con la morte di Franco Lucentini e mi ricordo, me lo ricordo perché io avevo 10 anni e era d'estate, eravamo tutti qua insieme alla famiglia e quella mattina quando mio nonno ricevette la notizia poi partì insieme a mia mamma e mia zia e andarono a Torino dove c'era Franco e noi durante la giornata cominciamo a ricevere un sacco di telefonate da giornalisti, amici e altri e tra cui una telefonata a cui risposi io dove alzai la cornetta e dall'altra parte rispose il fan club di Fruttero e Lucentini e lì fu la prima volta che io mi resi conto che mio nonno era abbastanza famoso comunque per avere un fan club insomma non ci ero abituato, non me ne ero minimamente reso conto e ci rimasi un po', insomma rimasi colpito da questa cosa. Sono successe nella nostra vita tante cose, io mi sono sposata, ho avuto i figli, i nipoti amatissimi, mia sorella anche si è sposata, ha avuto un figlio, quindi questa casa è diventata la casa delle riunioni di famiglia. E poi mia madre si è ammalata e abbiamo deciso nel 2005 di non riportarla a Torino perché si è fatta male qua e abbiamo deciso di rimanere qui con mio padre che stava scrivendo il suo libro Donne informate sui fatti, il primo vero da solo dopo la morte di Franco Lucentini. E da quel momento non siamo più andati via, poi la mamma se n'è andata 2 anni dopo, nel 2007, e mio padre è stato bene per alcuni anni, poi ha cominciato a non star bene nemmeno lui. Nel 2012 anche lui ha raggiunto la mamma, Lucentini, Calvino, tutti quanti. E io ho deciso di rimanere comunque qui in questa casa perché alla fine sono le mie radici, qui c'è tutto, tutti i suoi libri, tutte le sue cose, io qui ci sono cresciuta, questa casa è la prima vera casa che mio padre ha costruito col sudore del suo lavoro, per cui ha un significato molto importante. In più questa casa è stata fonte di ispirazione per lui per un sacco di cose, non solamente Enigma in luogo di mare, che è il libro scritto proprio sulla pineta, ma naturalmente ambientato in autunno, non d'estate, perché d'estate è troppo semplice. E poi, non so, Ti trovo un po' pallida, che è ambientato in Maremma, poi tanti articoli, tante cose. E quindi alla fine questa è la casa della vita, non so, il luogo dell'anima, no? Quando si dice banalmente il luogo dell'anima.